Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Vi era piaciuta tantissimo l'idea di fare un sorteggio di un pronostico della Coppa Italia e oggi ho deciso di portarvelo della Serie A. Quindi come finirà la classifica della Serie A? Ovviamente faremo tutto con random.org, non sto sponsorizzando random.org, quindi usate quello che vi pare, però per rispetto lo cito perché lo sto usando. Detto questo, io vi ricordo che ho cercato di usare un criterio, cioè non voglio mettere che il Benevento vince lo scudetto perché mi sembra veramente inutile, però ad esempio come potete vedere ho deciso che il primo ci può andare a Napoli, Inter, Juve e Roma, perché se non mi sono queste squadre possono ambire lo scudetto, così come il secondo posto, terzo posto Napoli, Inter, Juve, Roma e Lazio, quindi la Lazio se non esce prima va terza, punto. Quarto posto ragazzi Napoli, Inter, Juve, Roma, Lazio, Milan e Samp e via discorrendo. Ad esempio il Benevento l'ho messo 20esimo, 19esimo, 18esimo e 17esimo, ma il Benevento come potete vedere è da solo al 17esimo posto, quindi se il Benevento al 17esimo posto non ci va, ciao al Benevento, così funziona ragazzi. Partiamo dal 20esimo posto. 20esimo posto, andiamo subito, perché c'è Benevento, Verona e Spal. Ci sono tre squadre, per me solamente queste tre squadre potranno arrivare ultime. Vediamo subito che cosa ci dice. Primo, quindi il Benevento ragazzi, il Benevento ce lo leviamo subito da mezzo perché arriva ultimo in classifica, quindi leviamo anche il tassello della forzata 17esima, eccola qua, via, il Benevento arriva 20esimo in classifica, anzi lo scrivo grande che così si vede meglio, Benevento 20esimo in classifica e retrocesso in Serie B. Adesso vediamo subito per il 19esimo posto, perché c'è Verona e Spal, sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 squadre, le potete leggere alla vostra sinistra. Andiamo subito a vedere la numero 5, 1, 2, 3, 4 e 5, quindi il Sassuolo secondo questo sorteggio retrocederà in Serie B, non basterà il cambio di guida tecnica, nulla da fare, andrà in Serie B. 17esimo posto, andiamo a vedere immediatamente ragazzi. 17esimo posto Verona, Spal, Cagliari, Udinese, Verona l'ho messo due volte quindi lo levo, Spal un'altra volta, sono rincoglionito, Crotone, Genoa, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 squadre ragazzi, 6 squadre, andiamo a vedere subito chi arriverà, cioè chi andrà in Serie B. Cagliari ragazzi, a sorpresa ci andrà il Cagliari, quindi Cagliari 18esimo in classifica. A questo punto noi andiamo a levare il Cagliari subito. Andiamo, no, intanto stavo levando il povero Udinese, andiamo a levare il Cagliari subito, andiamo a levarlo anche da qui ovviamente, andiamo a levare anche da qui il Sassuolo, leviamo anche da qui il Sassuolo e basta. A questo punto noi abbiamo Verona, Spal, Udinese, Crotone e Genoa, che però si dovrebbero essere inserite anche qua, quindi leviamo la 18esima, vedete ottavo posto. Però ragazzi, che cosa succede? Che per quanto riguarda la 17esima all'ottavo posto ci sono tutte queste squadre, tutte queste, tranne Samp, Milan, Atalanta e Fiorentina. La Fiorentina la faremo entrare verso il 12esimo posto, mentre le altre verso l'ottavo posto. Quindi le vado subito a prendere e a incollare più in basso, eccole qua. E levo anche la Fiorentina, via, partiamo subito. Bologna, Chievo, Torino, Udinese, Verona, Spal, Crotone e Genoa. Sono quindi, se non vado errato, no, non vado errato, 8 squadre. E 8 squadre, vediamo subito chi arriva salva per un pelo, il Chievo Verona, che magari dondolerà un pochino sugli allori, visto che comunque alcuni risultati li ha ottenuti e quindi arriverà al 17esimo. Andiamo subito di corsa perché diminuisce il numero massimo, si va con il sorteggio 5, 1, 2, 3, 4 e 5, la Spal ragazzi, la Spal si salverà per un pelo arrivando al 16esimo posto. Andiamo subito con 6 squadre ragazzi, quindi siamo al 15esimo posto, 1, 2, 3, l'Udinese non si salverà e quindi non parteciperà alla lotta per l'Europa, ma si salverà senza troppi problemi arrivando 15esimo. Ancora con il 14esimo posto, il cerchio si restringe ragazzi. Genoa ragazzi, il Genoa al 14esimo posto, comunque che per il momento come sta andando sembra un piazzamento abbastanza discreto. Penultimo posto, cioè ultimo posto senza la Fiorentina, vediamo subito chi fra queste 4 squadre, il Crotone ragazzi, il Crotone chiuderà 13esimo dopo un'ottima stagione in Serie A e i calabresi confermeranno la divisione. A questo punto noi aggiungiamo anche la Fiorentina, stavo scrivendo Firenze, Fiorentina, quindi Bologna, Torino, Verona e Fiorentina per il 12esimo posto. Vediamo subito chi ci va, il Torino ragazzi, il Torino non confermerà le attese di inizio stagione e quindi concluderà 12esimo. Andiamo avanti con l'11esimo posto ragazzi, 11esimo Bologna, Verona e Fiorentina, il cerchio si restringe, 3 squadre,
Numero 1, il Bologna, ragazzi. Il Bologna chiuderà undicesimo. A questo punto io direi, ragazzi, decimo posto, non me ne vogliano. Rimangono quindi Verona e Fiorentina. Io vado ad aggiungere anche le altre, quindi Samp, Milan e Atalanta. Faccio così, come potete vedere, cancello qui. Levo tutto, Samp, Milan e Atalanta. Samp, Milan e Atalanta per l'ottavo, per in realtà il decimo posto. 5 squadre, vediamo subito, ragazzi, chi arriverà decimo. Numero 4, il Verona. Il Verona che dopo una grandissima stagione chiuderà a metà classifica, insomma un gran recupero aggiungerei io. Samp, Milan e Atalanta e Fiorentina per il nono posto. Vediamo subito fra queste quattro squadre chiuderà nona. La Sampdoria, ragazzi, non continuerà l'ottimo trend che ha dimostrato in queste giornate, quindi chiuderà nona. Andiamo subito con l'ottavo posto. Sono rimaste veramente poche squadre. Intanto qui levo, ricordiamo solamente che al settimo posto aggiungeremo la Lazio e poi al sesto posto aggiungeremo anche la Roma. Quindi ottavo posto, Milan, Atalanta e Fiorentina. Sono rimaste tre squadre, una fra queste si deve salvare assolutamente per non uscire dall'Europa. Vediamo subito chi è. La Fiorentina, ragazzi, la Fiorentina non andrà in Europa, non andrà in Europa la Fiorentina, ci andranno quindi Milan e Atalanta. Al Milan e all'Atalanta aggiungiamo la Lazio per il settimo posto. Vediamo chi va in Europa League. Il Milan in Europa League, ovviamente, contando la Coppa Italia. Quindi a questo punto Milan via, rimangono Lazio e Atalanta. Queste si possono pure levare, sinceramente. Lazio e Atalanta, ci aggiungiamo ovviamente Roma e Inter, che per me, levando quindi Juventus e Napoli, che per me arriveranno in Champions League, sono quelle più probabili insieme alle altre. Quindi quattro squadre. Vediamo chi arriverà a sesta. Arriverà sesta l'Atalanta, ragazzi. Atalanta sesta in classifica. Allora, Atalanta sesta in classifica. Quindi rimangono Lazio, Roma e Inter al quinto posto. Vediamo chi andrà al quinto posto, quindi fuori dalla Champions. L'Inter, ragazzi. L'Inter non si qualificherà in Champions League. L'Inter in Europa League al quinto posto. E rimangono Lazio, Roma, Juventus e Napoli. Come ho detto, la Lazio può arrivare al massimo al quarto posto, secondo me, ma facciamo anche al terzo, vediamo, facciamo anche al terzo, ragazzi. Quindi quarto posto per la Juventus. La Juventus chiuderà al quarto posto, quindi per dover di cronaca, no, per ragioni, metto la Lazio al terzo posto. Rimangono Roma e Napoli. Minchia, ragazzi, cioè, ma quando mai noi vinciamo così tanto? Ma nonna, Roma e Napoli, vediamo chi vince, chi arriva seconda. Quindi arriva seconda la Roma, te pareva, noi che arrivavamo secondi. Roma quindi seconda e Napoli tricolore. Ecco, questa, ragazzi, è la classifica. Ditemi se secondo voi ci può stare. Allora, Napoli prima in classifica, in Champions, Napoli, Roma, Lazio e Juventus. L'Inter decaduta, non ve lo auguro, chiuderà quinta. Sesto posto per l'Atalanta, settimo posto per il Milan, che andrà comunque in Europa League, perché abbiamo detto che la finale di Coppa Italia sarà Roma-Milan, pensate voi, bellissimo. Ottavo posto per la Fiorentina, quindi fuori da tutto insieme alla nona Sampdoria. Decima Verona, undicesima Bologna, 12esima Torino, 13esima Crotone, 14esima Genoa, 15esima Udinese, 16esima Spal, 17esima Chievo in Serie B, 18esima Cagliari, 19esima Sassuolo, 20esima Benevento. Questa, ragazzi, è la classifica che abbiamo simulato quest'oggi. Fatemi sapere, come sempre, con un commento qui sotto se questa idea vi piace, se volete che lo faccia anche per i gironi di... no, per i gironi, per gli ottavi di Champions e per i sedicesimi di Europa League. Io vi ringrazio, come sempre, per la visione. Buon shalala e noi ci vediamo ad un prossimo video. Yeah.